Mister, un pareggio in un derby che sulla carta si può anche accettare, però quello che è successo oggi, insomma, grida vendetta, soprattutto per quello che abbiamo visto nell'azione, che ha poi generato il calcio di rigore per la Vastese, ma, complessivamente direi che il direttore di gara ha scontentato un po' tutti. Tutti, penso è difficile dire tutti, noi, perché sull'azione del rigore ci soffermiamo un attimo sul rigore, a parte che era clamorosamente fuori area, non di poco ma di mezzo metro. Ma su quella palla, sul fallo laterale, su quel fallo diciamo, da calcio di rigore, la palla era uscita mezzo metro fuori, il guardia non se n'è nemmeno accorto. Quando parlo di mezzo metro, è mezzo metro. Dispiace perché dobbiamo non parlare di calcio e commentare. Ci siamo sentiti domenica alla televisione per Albalonga e di nuovo un altro episodio negativo nei nostri confronti. Forse ce l'avranno con noi, speriamo che finisce, prima o poi finirà, magari avremo qualche situazione a favore. Però per quanto riguarda la partita, sapevo che era una partita difficile, sapevo che era un derby, sapevo che la partita loro ce la rendevano sporca perché conosco l'allenatore dall'altra parte. Però quando tu hai 4-5 occasioni solo davanti al portiere e non fai gol, credo che c'è poco da parlare. La squadra si è arrivata, ha avuto occasioni per vincere, pure alla fine ha avuto due occasioni clamorose. E quindi dispiace per questo, perché se non avessi creato niente, stavamo a parlare di un'altra partita. Quando tu crei 4 occasioni nitide solo davanti al portiere e non fai gol, c'è poco da commentare la partita. Ci portiamo a casa questo punto. E ci dispiace solo per questo, perché potevamo vincerla tranquillamente. E adesso ci abbiamo subito un'altra partita e ci prepareremo alla prossima. E quando non si gioca con continuità. E io ho sentito l'intervista del loro allenatore la settimana scorsa quando ha detto domenica abbiamo molto. No, è meglio giocare. Meglio giocare perché non giocare e staccare la spina ogni volta non è semplice. Io ho fatto il calciatore, non è mai semplice. Io preferisco giocare sempre che non fermarmi. Stiamo facendo un campionato anomalo e purtroppo chi rimarrà più fermo avrà dei problemi perché quando non giochi non è un vantaggio ma è uno svantaggio perché gli altri giocano, si rodano perché siamo alla undicesima partita di campionato e quindi stare fermi una settimana non è un vantaggio, è un grosso svantaggio e si vede dalle partenze che una squadra fa. E poi c'è anche da dire che loro fanno due linee da quattro, sono bravi a difendersi, Mister, quindi scusi se la interrompo, spesso e volentieri è sembrato, soprattutto nel primo tempo, che il Notaresco si mettesse in difficoltà da solo. sì, quello è stato uno delle problematiche che ho parlato il primo tempo, perché trovavamo chiuse le linee di passaggio e giocavamo palla sui terzini e quindi li facevamo aggredire da loro. E poi abbiamo capito, abbiamo iniziato a lanciare su Dos Santos perché abbiamo un giocatore importante quando attacca la profondità, ha fatto un grande gol e questo è stato. Poi il secondo tempo siamo rientrati meglio, poi c'è stato l'episodio dopo pochissimi minuti della ripresa del secondo tempo, un episodio che ci poteva ammazzare perché veniamo da Albalonga dove c'è stato un altro episodio negativo. Però poi non abbiamo avuto occasioni per vincerla, quindi quando una partita, vado a vedere la partita stasera, mi sono creato 4-5 occasioni solo davanti al portiere, penso che è difficile commentarla in maniera negativa, nonostante abbiamo trovato delle difficoltà, ma le difficoltà le troveremo con tutti, perché tutti quanti ci affrontano in una maniera dove si devono difendere, cercare di portare a casa qualcosa. E dobbiamo ancora mentalizzarci, questa è una cosa che dobbiamo migliorare, che le squadre che vengono a giocare contro di noi, tutto quello che portano a casa è tutto riguadagnato e quindi noi dobbiamo essere bravi a sapere che di là ci sono squadre che non hanno niente da perdere. Stiamo ancora costruendo qualcosa, certamente pareggiare qui è un risultato importante. A conseguenza di quattro partite fatte in 14 giorni, più o meno sempre gli stessi, ho dovuto badare un po' a dare qualche riposo e avendo giocato con le prime tre della classifica. Non abbiamo fatto poco, però non abbiamo fatto neanche tantissimo. Mister, ho fatto notare nel post partita al direttore D'Ottavio che nel momento in cui trovate un fondo adeguato, perché quello dell'Aragona lo possiamo dire tranquillamente, non è un bel prato, vi esprimete in modo diverso, anche meglio. Diciamo che insomma, abbiamo fatto poco, insomma, in casa alcune partite era veramente difficile giocare perché l'equilibrio era molto difficoltoso, però devo dire che oggi, soprattutto al primo tempo, se volevo vedere la differenza delle due squadre di classifica, non l'ho vista. Ho visto una buona geometria, una buona circolazione di palla,
potevamo fare meglio. Poi abbiamo commesso due o tre errori difensivi che ci stanno, perché comunque loro sono bravi in avanti, e abbiamo permesso di concedere queste occasioni che per loro sono state negative, per noi sono state positive perché hanno buttato la palla fuori. Però comunque al di là di questo la prestazione c'è stata, ma c'è stata anche la prestazione caratteriale e fisica. E quindi questo lascia ben sperare, perché penso che ora tutte le squadre corrono. Ho visto ieri sera l'Inter in Coppa Italia e ho visto Lukaku che faceva il difensore davanti alla centrocampista nei 35 metri di porta.